Bene, abbiamo con noi Nicola Profumi, il responsabile dello sviluppo franchising di Remax Italia. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto. Senti, Nicola, allora, la rete è ancora un valore per l'agente immobiliare o ha perso smalto? No, la rete è ancora un valore per l'agente immobiliare, in tante sue declinazioni in realtà, perché un agente immobiliare non è un essere solitario, è un essere da rete, deve stare in una rete, deve condividere dei valori con delle persone che fanno parte di una rete, deve avere la possibilità di confrontarsi, di avere degli stimoli, degli esempi. La rete è anche una rete di salvataggio molto spesso, sai, abbiamo un futuro un po' incerto all'orizzonte. Come sempre nel mercato immobiliare che va un po' su e giù. Quindi la rete può significare per tanti professionisti anche un momento in cui salvarsi, reinventarsi, ritrovare nuovi stimoli, trovare nuove alleanze, nuove modalità. Quindi per noi, per me, per Remax in generale, la rete è assolutamente un valore, anzi è un valore da mantenere, da supportare, da difendere, perché credo che l'agente immobiliare solitario, e forse questo il mondo ci racconta che si può fare, che va bene lo stesso, ma in realtà l'agente immobiliare solitario non dà un servizio migliore di un agente immobiliare in una rete. Un agente immobiliare in una rete dà un servizio molto, molto, molto più alto al cliente. A poco futuro. Ma senti, in un mercato comunque come quello delle reti molto competitivo e con diverse modalità aggregative, che cosa è appetibile per gli agenti? Come si fa a diventare interessanti per gli agenti? Ma noi siamo un po' maniaci dello studio dei nostri competitor e delle nuove reti che stanno arrivando, e le abbiamo analizzate, le stiamo analizzando, le controlliamo, li monitoriamo, quindi siamo un po', in questo siamo abbastanza scientifici. Credo che per motivare gli agenti immobiliari innanzitutto devi condividere dei valori. Devono essere in un posto in cui sentono che ci sono altri simili come loro che vivono gli stessi problemi ma che hanno gli stessi valori, le stesse modalità operative, la stessa voglia di collaborare, la stessa voglia di condividere, la stessa modalità di poter dire mi fido della persona che è vicino a me perché ha il mio stesso DNA. Ecco, il DNA immobiliare, secondo me, dobbiamo andare a ripescare, a ritrovare, anche perché l'agente immobiliare altrimenti rischia di essere un professionista come tanti. In realtà è un professionista che ha un livello di importanza sociale estrema e credo che se noi andiamo a cercare il DNA degli agenti immobiliari riusciamo a capire quelli che si possono riconoscere come simili e quelli che possono trovare un senso di motivazione per stare in una rete che non sia solo una rete fatta di livelli, di chi guadagna di più, chi guadagna di meno, ma che sia una rete dove si condivide qualcosa di importante, che poi è il futuro, che poi è la casa, che poi è il benessere delle persone che incontriamo. Senti, ma in un franchising, la fidelizzazione, quali sono gli ingredienti per poterla rendere attiva, valida, interessante, insomma? Fidelizzazione del franchising è tipo un mantra pazzesco che ti deve entrare nella testa perché vediamo tantissime meteore nei franchising crescere a dismisura e poi crollare. E fidelizzazione vuol dire innanzitutto storia. Devi dare una storia e una certezza. Beh, voi di storia ne avete. Noi abbiamo 50 anni di storia, 50 anni di esempi, 50 anni di successi, 50 anni di persone, di incredibili imprese, mi viene da dire. Noi abbiamo affiliati che stanno diventando quasi più grandi della casa madre nelle loro performance. Quindi credo che per fidelizzare veramente in una rete di franchising bisogna innanzitutto remare tutti i giorni, lavorare, ecco, tipo venire allo stand, portare le vele, ricominciare dalle basi, tornare ai basics, come dicono gli americani, perché noi ci torniamo sempre, Dario ci martella su questo, dobbiamo tornare alle basi, dobbiamo fare le cose semplici, dovete stare sul campo, dovete lavorare, quindi fatica sicuramente. L'idea che stiamo lavorando per loro? L'idea che stiamo migliorando per loro, che cerchiamo cose nuove per loro, che c'è uno staff di persone che rema tutti i giorni affinché gli affiliati possano trovare nuovi stimoli e poi la fidelizzazione si fa con le persone giuste. La selezione degli affiliati è fondamentale. Devi trovare le persone giuste che hanno lo standing giusto, le modalità giuste, i valori giusti per stare tanto tempo in una rete di franchising, perché poi rendere una rete di franchising storica, non solo perché è nata nel 73, ma storica perché durerà
fino al 2073, 2173, 273, serve proprio tutto questo. Quindi questo è il profilo del soggetto che entra in Remax, ma invece quali sono le leve di crescita all'interno della rete? Sicuramente il profilo che entra in Remax deve essere uno che vuole fare l'imprenditore immobiliare, non può fare solo l'agente immobiliare, non può fermarsi solo a quello, deve creare un'azienda, una struttura, deve volere tante persone, voler formarle, volere fare crescere, deve essere un imprenditore che ha anche voglia di guardare la sua crescita un po' dall'esterno, dietro le quinte, lavorare per gli altri, essere generoso, dinamico. Quindi il DNA di un potenziale Remax è molto complesso e la squadra sviluppo che lavora deve fare un lavoro complesso di selezione. Arrivano solo dal settore o anche da fuori settore in Remax? Questa è un'ottima domanda. In realtà arrivano anche da fuori settore, ma noi nel mercato italiano arriva prima chi viene dal settore, che è arrivato a un certo livello, che non può più crescere, che ha voglia di fare un salto di qualità importante, che si è magari stufato un po' di fare il lavoro comune di tutti i giorni, vuol fare qualcosa di più, vuol creare un'azienda vera, trasmettere un know-how, un'esperienza. Quindi è un po' diverso, sicuramente, e ha leve di crescita incredibili, perché poter stabilizzare il fatturato di un'agenzia, poter fare economia di scala, poter avere uno staff che vende con continuità, che penetra il mercato, che dà servizi innovativi al cliente, che prende know-how da tutti i posti del mondo e lo può trasformare e trasferire in Europa, per noi è un valore incredibile. E avere staff di persone che collaborano tra di loro, questo è uno dei vostri valori anche. E avere staff di persone che devono, per contratto e per DNA, collaborare tra di loro, condividere immobili, condividere opportunità, condividere clienti, lavorare in trasparenza. Credo più nel DNA, perché quando gli obblighi diventano pesanti diventa difficile, ma il DNA è quello che deve distinguere le persone. Hai ragione, tant'è vero che non ho mai visto uno stare in Remax perché ha firmato il contratto, ma l'ho visto stare in Remax perché c'ha il DNA giusto. Esatto. Quella è la base per fare stare insieme le persone. Assolutamente. I contratti sono una forma. Ma sì, va in giro per la rete, a me capita tantissimo, perché gestendo la rete vendita, va in giro per la rete, incontri persone che hai visto partire da piccoli così e sono diventati dei giganti, e magari devi prendere appuntamento con loro perché sono diventati troppo importanti, devi passare per il filtro della segretaria e poi magari li vedi e ti abbracci, perché quelli gli dicono: ah, grazie a lui sono entrato, grazie a lui ho fatto questa scelta. Questo è uno degli aspetti belli comunque di far parte di questo settore, perché c'è continuità. Straordinariamente belli e stupendi e molto motivanti. Grazie Nicola. Grazie a te, grazie a voi.